agosto al pubblico, quindi mancano poco meno di 8 mesi, e quindi se fosse una gravidanza non sarebbe neanche opportuno parlarne in pubblico ancora, perché del nostro bambino, della nostra creatura non sappiamo il sesso, non sappiamo ancora che ne sarà di lei. Lo dico ironicamente, ma anche per sottolineare che annunceremo anche altre informazioni, altre novità nei mesi successivi, perché abbiamo ancora un poco più di tempo rispetto alle mostre che aprono ad aprile e a maggio. Possiamo d'altra parte parlare dei genitori di questa creatura, come diceva l'assessore, la mamma della grande madre è la Fondazione Nicola Trussardi, che ha ideato e produce la mostra. Vi ricorderete, la Fondazione Trussardi è un museo itinerante che da più di 10 anni porta il meglio dell'arte contemporanea in città. In occasione di Expo abbiamo trovato la collaborazione e l'ospitalità del Comune di Palazzo Reale. Si tratta di una mostra ambiziosa di oltre 100 artisti con prestiti museali da tutto il mondo, e quindi il luogo deputato di Palazzo Reale ne era la sede più prestigiosa e più adatta a questa mostra. Ci piace anche ricordare che a Palazzo Reale 35 anni fa si tenne una bellissima mostra che si intitolava L'altra metà dell'avanguardia, la cui memoria in un certo senso popola le scelte e il percorso della mostra La Grande Madre. Da questa immacolata o maculata concezione dall'Unione del Comune e della Fondazione Trussardi può anche contare sul generoso sostegno di BNL, di cui appunto siamo molto grati. Questo per darvi, come dire, una prospettiva sulla famiglia. Cosa dire invece sulla mostra? L'idea è nata innanzitutto in relazione al tema, come reazione al tema di Expo. Volevamo affrontare il tema della nutrizione da un'angolazione più complessa, se non altro più intima. La maternità incarna letteralmente il tema della nutrizione, e in fondo non c'è nulla di più italiano e più universale dello stereotipo di una mamma apprensiva. La mostra analizza l'iconografia della maternità nella storia dell'arte, in alcuni episodi della storia e della cultura visiva a partire dal 1900 a oggi. In maniera più ampia però l'analisi della rappresentazione della maternità consente di affrontare molti altri temi cruciali nella storia del Novecento. Per intenderci da subito, non si tratta di una mostra di mamme pubblicitarie o famiglie da carosello, anzi è una mostra che racconta 100 anni di scontri tra tradizione ed emancipazione, tra presunto destino biologico e indipendenza. Se dovessimo riassumere la mostra, direi che racconta la relazione tra le donne e il potere troppo spesso degli uomini, dello Stato, della famiglia, al quale appunto si contrappone, speriamo, il potere delle donne. E così facendo la mostra racconta le metamorfosi della cultura, della sessualità, dei generi e della percezione del corpo e dei suoi desideri. La mostra inizia nel 1900, anno cruciale in cui Sigmund Freud inizia il contagio di quello che lui stesso chiamerà la peste della psicoanalisi. Nel 1900 Freud pubblica l'interpretazione dei sogni e spalanca le voragini dell'inconscio e trasforma il teatro della famiglia e dei rapporti materni nel dramma del complesso di Edipo. La mostra in fondo potrebbe essere anche descritta come il racconto della progressiva critica della psicoanalisi di Freud, il passaggio appunto da Freud all'anti-Edipo di Deleuze e Guattari, oppure con le parole di Simone de Beauvoir, il passaggio, il rifiuto dell'anatomia come destino di cui parlava Freud, al quale appunto Simone de Beauvoir risponde orgogliosamente che donne non si nasce ma si diventa. Ci sono molti percorsi alla mostra, appunto, oltre a Freud, la mostra nel suo titolo è ispirata al libro di uno psicologo junghiano, Erich Neumann, che pubblica La Grande Madre su invito di Jung, e di una donna straordinaria, purtroppo poco conosciuta, Olga Freud Kaptein, che dal 1938 si imbarca nella ricerca di un grande, nella composizione di un grande archivio di centinaia, migliaia di immagini di divinità femminili in varie culture, in vari momenti storici. Altri momenti cardine nella mostra saranno soprattutto l'analisi delle avanguardie storiche, il futurismo. Ci piaceva che in una città appunto come Milano, e patria del futurismo, ci piaceva il paradosso che Boccioni, il pittore più di avanguardia della nostra avanguardia storica, avesse dedicato, se non sbaglio, più di 50 opere a sua madre, no? Questo è un dramma tutto italiano, di essere all'avanguardia e ancora però a dipingere la propria madre in salotto. Analizzeremo il futurismo soprattutto con alcune figure chiave femminili del futurismo, il dadaismo con le sue macchine celibi e le donne meccaniche, le figlie nate senza madre, come le chiamava Picabia, il surrealismo con una serie di sale dedicate alla rappresentazione della donna vista dagli uomini surrealisti e vista
vista dalle donne surrealiste. Altri capitoli, qui ormai cito quasi a caso, importanti: il rifiuto della maternità, la questione della produzione e della riproduzione nella maternità, ma anche nel luogo del lavoro, le madri e la guerra. Dal dopoguerra ovviamente emergono poi nuove figure e modelli femminili e molte degli artisti in mostra ritraggono madri ribelli, donne libere, donne senza padri e senza mariti, quindi la mostra guarderà anche a documenti del femminismo degli anni 70. Più di recente poi, con la medicina postumana e la sessualità postgenere, nascono di nuovo nuove madri, madri provetta, per giocare con le parole, in cui appunto si combinano maternità e clonazione. Direi che è tutto, se non per concludere direi speriamo che sia femmina. Grazie.